Nella seduta del Consiglio regionale del 18 novembre, la Giunta ha riferito all'Aula in merito alle politiche fiscali ed economiche e sui danni causati da maltempo. Alle comunicazioni è seguito un ampio dibattito. Per la giornata internazionale contro la violenza alle donne è stato presentato dalla Consulta delle Lette il progetto NOEF 2014, che prevede la rappresentazione tra il 25 e il 28 novembre a Torino, Alba, Domodossola, Asti e Giaveno dello spettacolo teatrale Finché morte non ci separi. La Consulta Giovani del Consiglio regionale ha premiato la creatività giovanile con un concorso di idee. Arteco, l'ecologia nel tuo spazio, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. I lavori, tutti incentrati sull'ambiente, sono stati esposti nel porticato d'onore di Palazzo Lascaris. In vista della 13ª conferenza delle Alpi, si è svolto nella sede del Consiglio regionale l'incontro per un'agenda digitale alpina e un e-publishing europeo. L'iniziativa ha approfondito le strategie dell'Unione Europea e della macroregione alpina. Si conclude a Torino il 5 e 6 dicembre, con un convegno all'Università e una festa al CERMIG, la Carovana Italiana per i diritti dei migranti. Come ricordato nella presentazione a Palazzo Lascaris, l'iniziativa parte da Lampedusa e attraversa tutta l'Italia, con tappe in alcuni luoghi simbolo dello sfruttamento degli immigrati. Una delegazione di docenti e studenti del progetto Comenius, provenienti da Finlandia, Polonia, Turchia, Germania, Francia e dal Liceo Gioberti di Torino, è stata ricevuta dai presidenti del Consiglio Mauro Laus, della Giunta Sergio Chiamparino e dall'assessore all'istruzione Gianna Pentenero. È stato illustrato a Palazzo Lascaris il Master per Tecnici del Freddo, promosso dal Centro Studi Galileo con la partnership del Comune di Casale Monferrato e del Politecnico di Torino. Il corso si svolgerà a partire dal 28 novembre per una durata di 100 ore presso l'Università del Piemonte Orientale.